Ciao ragazzi e buonasera a tutti. Allora, con questo video voglio parlarvi di quanto accaduto oggi pomeriggio in casa Juve. La Juve ha diramato un comunicato il quale sosteneva per l'appunto che Maurizio Sarri da questa stagione e fino al 2022 sarà l'allenatore che guiderà la Juve per l'appunto. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. Io credo che la Juve, dopo Antonio Conte e dopo soprattutto Massimiliano Allegri, i quali hanno esaltato le prestazioni della Juve, senza dubbio. Perché la Juve, insomma, ricordo che prima di Conte veniva da Calciopoli, insomma, non erano anni facili per la Juve, e quindi hanno entrambi esaltato la Juve, hanno entrambi portato la Juve ad alti livelli. Però, dopo soprattutto l'acquisto di Cristiano Ronaldo, quest'anno la Juve ha floppato nella competizione per il quale effettivamente è stato acquistato Cristiano Ronaldo, ovvero la UEFA Champions League. Quindi il successo europeo della Juve. E io credo che la Juve abbia scelto Maurizio Sarri, così come era in trattativa anche per Pep Guardiola e per Jurgen Klopp, però credo che principalmente la Juve andava su queste tre figure e poi ha scelto appunto Maurizio Sarri perché ha capito che effettivamente se si vuole avere successo in Europa bisogna dare un'impronta, bisogna dare un gioco, il famoso gioco, ad una squadra e alla squadra. E quindi il cambiamento radicale, perché questo è un cambiamento radicale della Juve, che fino a prova contraria ha sempre giocato catenaccio e contropiede, con Sarri assolutamente non sarà così. E quindi la Juve adesso più che mai può veramente dire la sua nell'Europa, in Champions. Quindi, da tifoso del Napoli, detto questo, da tifoso del Napoli, a me dispiace perché ovviamente vedere Sarri passare al nemico sostanzialmente è un qualcosa difficile da digerire, però al tempo stesso sono strafelice per lui, cioè non mi vedrete mai pronunciare le parole Sarri out. Non mi vedete mai pronunciare le parole, non mi sentirete mai pronunciare le parole Sarri vaffanculo, Sarri merda, non mi sentirete mai, non mi sentirete mai pronunciare queste cose. Io sono contento della scelta che ha fatto Maurizio Sarri perché lui è un allenatore che viene dalla provincia, con il sudore e con sacrificio, nessuno gli ha mai regalato nulla. E quindi io credo che dopo Empoli lui si sia esaltato tantissimo a Napoli e poi ha subito appoggiato le palline in testa a tantissimi, trionfando al primo anno in Europa League e finendo dietro in campionato sulla Manchester City e a Liverpool, per l'appunto allenate da Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Quindi io non mi sentirete mai, ripeto, andare contro Maurizio Sarri. Io sono sempre a suo favore. Ovviamente vederlo allenare la Juve dispiace, però ogni qualvolta la Juve vincerà un trofeo, che sia anche il trofeo più diciamo inutile, tra virgolette, per esempio, no, la Coppa Italia, io sarò, diciamo, scontento per la Juve, ma sarò felice per Maurizio Sarri, perché Maurizio Sarri, ripeto, è un allenatore di provincia che nessuno gli ha mai regalato nulla, e quindi io credo che se lui oggi sia arrivato ad allenare un top club, perché insomma, chi è sportivo sa che la Juve è un top club, poi tralasciando altre vicende, la Juve è un top club, e quindi a me può far solo piacere se Maurizio Sarri riesca a portare a casa un trofeo. Quindi, ripeto, per l'ennesima volta, da me non sentirete mai dire Maurizio merda, Sarri merda, e via dicendo, ma sentirete dire sicuramente forza Sarri e mai forza Juve.
Con questo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.